Buona domenica a tutti. È sempre Forza Foggia, nel bene e nel male. Ci prendiamo il nostro caffè, ma di quello buono però, non quelli porcherie. No, è che vuoi di caffè? Non ha confini questo caffè. È uno spettacolo. Allora, campagna acquisto. Come avete già visto, questi giocatori che sono entrati nel nostro Foggia Calcio, sperando che nei ruoli loro, che ha richiesto anche il mister e la società, quelle che ha potuto prenderli, perché insomma non è che abbiamo una società seria con i soldi. Ma adesso li andiamo a calcolare. L'arbitraggio è stato co giusto, corretto, ormai mo po' c'è bufera sugli arbitraggi, specialmente là in Serie A che non si capisce niente. Tutti questi arbitri che dicono che stanno manipolando il campionato, di cui possiamo presumere che tanti torti anche noi li abbiamo avuto, però purtroppo non possiamo dire nulla. Però diciamo che questi giocatori che sono approdati, insomma, qui nel nostro Foggia, possiamo dire, insomma, bisogna capire che rendimento hanno nel nostro gruppo, che rendimento hanno con gli altri giocatori, il gruppo che si crea per finire questo campionato non in negativo ma in positivo, a meno di rimanere in Serie C. Noi abbiamo perso con parecchie partite, specialmente con l'Avellino. L'Avellino ci ha dominato tutti i punti di vista. Giocatori che ormai non stavano neanche con la testa a rimanere nel Foggia, che se ne dovevano andare. Giocatori quelli che insomma dovevano rimanere, però come qualità di giocatore siamo proprio a zero. Abbiamo perso parecchie, quattro partite, proprio punti buttati al vento, perso con squadre che veramente quando venivano a Foggia avevano scritta la testa, invece è stato all'incontrario. Sono venuti a farsi loro i padroni, quando non è mai stato un fatto del genere. Il Foggia mio è quello di Zeman, e mani di Casillo, quando ero ragazzo, di Gianni Pirazzino, di cui quello è il mio Foggia. Questo Foggia io non lo riconosco perché è proprio una nullità. Mo' dobbiamo vedere questi ragazzi, alcuni sono ragazzi, alcuni insomma un po' età più elevata. Però dobbiamo vedere i ruoli loro, come vengono, con il mister come li inserisce, e dobbiamo vedere insomma le loro qualità, se portano il Foggia insomma alla salvezza, perché mo adesso la nostra meta è salvarci. E insomma mo dobbiamo solo vedere come il mister come vuole creare questo gruppo. Fra di loro l'affiatamento, il gruppo che deve inserirsi ogni domenica con l'avversario per finire questo campionato almeno dignitoso. L'altra parte, insomma, vedere lo stadio vuoto non è che fa bene. Lo so che non è, lo so che insomma tanti sono arrabbiati per la società, però dovevano pensarci prima. Prima, molto molto prima. Il secondo anno ci dovevano già pensare, questo qua se ne doveva andare. Ma adesso è troppo tardi, ma dobbiamo solo cercare di tenere il morale di questi giocatori alto. Non basta solo la curva sud o la curva nord per manifestare insomma il loro disappunto su ogni partito. Cioè, basta. Qui si fanno i bambini, so, siete uomini, no? Allora portate ai. Dovete incitare la squadra, pure che perde, dovete applaudirlo, pure che perde, portare il loro morale alle stelle per farci capire che noi come tifosi ci siamo, ci crediamo a loro, pure che perdono nelle partite. A mente fredda, insomma, uno cerca di ragionare, di esaminare un po' tutta la situazione. Sono state tante critiche verso di loro, anche giusto perché, insomma, la critica deve arrivare a loro, fare in modo che la gente tifosa arriva la critica ai giocatori, che
che capiscono il pubblico, il tifoso, come sta in questo momento. La critica deve arrivare anche al presidente, per capire lui quello che sta combinando, solo danni. Diciamo che hanno fatto anche qualche cambiamento all'interno, come secondo arbitro, come secondo allenatore dentro, qualche cambiamento, insomma, stanno facendo per cercare almeno di finire bene. Poi l'anno prossimo vedremo in che campionato giochiamo e come viene formato fra la dirigenza, chi è il nuovo presidente, chi comprerà, chi non comprerà, rimane sempre questo presidente, il gruppo che teniamo, e si comincerà di nuovo. Esaminerà tutte le cose, insomma, faremo al momento quando sarà opportuno. Adesso, in questo momento, dobbiamo solo pensare di stare vicino a questi giovani, che insomma per me sono giovani, insomma. Devono fare ancora esperienza, alcuni devono fare ancora esperienza, qualcuno ha qualche esperienza, però non è un grande top play, diciamo. Sperando che, insomma, finiamo un campionato dignitoso, una campagna acquista, insomma, per quello che ho visto, insomma, giocatori, i ruoli loro, insomma, non è che sono questi grandi fenomeni, però, insomma, purtroppo questo passa il convento e qui siamo a tre. Vediamo come finiremo questo campionato. Buona domenica a tutti e sempre Forza Foggia, per me finale.